Ciao a tutti amici di Connecting Dots, siamo qui, siamo tornati negli studi Bagnacavallesi con l'edizione Lost in Haze. Con noi oggi Beyond Common Ideas. Io sono Alvise De Favere. Io sono Ugo Cavalcanti. Io Enki. Quanta borghesia, Lorenzo Salmi. Simone Manone. E non bevo da una settimana. Voi siete una, sì, possiamo dire una crew che di base organizza eventi un po' a 360 gradi, giusto? Siamo nati con un certo tipo di taglio, un certo tipo di obiettivi che durante il nostro percorso non direi che sono cambiati, ma semplicemente si sono evoluti. Nel senso che quando abbiamo iniziato i nostri primi eventi erano tutti eventi culturali, nel senso che sono stati tutti workshop o meeting. Il primo workshop ha avuto come obiettivo principale, diciamo, quello di cercare di insensibilizzare i nostri coetanei. Noi eravamo prima superiore, cioè 5 anni fa, 6 anni fa, e l'obiettivo era quello di cercare di intanto anche per noi stessi, cioè di capire noi stessi quali erano le radici, diciamo, del movimento house techno, per quanto è ampio questo insieme di musica, e poi soprattutto cercare di sensibilizzare anche i nostri coetanei. Quindi abbiamo cercato di creare un workshop con, soprattutto devo dire, la mano di Patrick Apostolo, che vorrei salutare, che è stato il primo che ha creduto in noi, direi. E in cui abbiamo chiamato addetti ai lavori della scena di Bologna, tra cui per esempio Bruno Pompa del Cassero, piuttosto che Tommaso Meletti, il presidente del Link, venne anche Dino Angioletti dei Pasta Boys, e lì abbiamo cercato con loro, seguendo i loro punti di vista, di parlare di come, dove, quando è nata la scena house, oppure quella di Detroit, quindi Chicago, Detroit, eccetera, eccetera, e cercare appunto di dare un'idea a 360 gradi del movimento, perché ci interessava far capire che è una musica che comunque ha una storia, ha sempre avuto e tuttora per noi uno scopo sociale anche, che chiaramente è variato, no? Insieme alla società, perché è nata la musica house, adesso chiaramente cercando di essere il più brevi possibili, dalla scena black, quindi dai neri, e anche grazie al movimento gay, quindi un po' dagli esclusi della società, no? Questo a Chicago e New York, e invece a Detroit, come sappiamo tutti, è nato da sicuramente con una certa influenza anche del movimento operaio delle fabbriche. Abbiamo tutti ben presenti i video di Kevin Saunderson, Derek May, che parlano di Detroit come un ambiente che li ha sicuramente influenzati tantissimo. E quindi questo è stato il primo workshop. Poi abbiamo fatto dei meeting sulla psicoacustica, che è una cosa che abbiamo approfondito nel tempo, sempre partendo un po' dall'idea che era importante per noi capire perché ci interessava questa musica, no? Quindi la psicoacustica studia la percezione soggettiva della musica, e noi eravamo molto interessati a cercare di dare una risposta a questo nostro interesse verso questo tipo di suoni. E ne abbiamo fatti più di uno. Quanti ne abbiamo fatti? Due, tre. E tra l'altro sempre col patrocinio del comune, e due di questi al Cassero. Sì. Quindi anche qua un grande grazie al Cassero, e con ospiti di vario tipo, da artisti e anche professori. Quindi professori di ingegneria, anche di psicologia musicale. Dopodiché io e Ugo, che siamo stati, diciamo, i primi due, insieme a un altro ragazzo che ora è uscito, cioè che uscì in realtà pochi mesi dopo, abbiamo, diciamo, fatto partire il progetto, però non saremmo mai riusciti, penso, anche perché appunto eravamo abbastanza piccoli, avevamo 14 anni, a notare certe cose che invece abbiamo notato grazie all'arrivo di Lorenzo, che devo dire è stato un po', insomma,
stato un grosso aiuto per noi, perché col suo arrivo penso siamo riusciti a concretizzare veramente al 100% quelle che erano le nostre idee. E come dicevo, io e lui eravamo già due, avevamo appena iniziato ad appassionarci al missaggio, a suonare insieme, facevamo i DJ insieme nelle feste private degli amici, eccetera, no? Dove regolarmente, quando mettevamo musica house o techno, prendevamo gli insulti, perché come era normale, no? Terza media, vai lì, suoni Jeff Mills, ti mandano a cagare, vogliono un'altra roba. È già lodevole che ci abbiamo provato. E quindi da lì poi nasce l'idea di dire facciamo... Faceva molto peggio, No, da lì abbiamo detto facciamo un meeting dove parliamo tra di noi e cerchiamo di fargli capire perché a noi questa roba piace. Cioè perché a noi il resto non ci piace. Per cercare di avvicinarci, capito? In quei contesti lì l'idea di serve, tra virgolette, acculturare la, sì, la sì, gente, un po' quello di sensibilizzarli, che poi si vince dal vostro nome, esatto. E anche un po' la vostra autopresentazione, diciamo, esatto. Così. Esatto, e quindi niente, siccome tutti poi, oltre a voler sensibilizzare, suonavamo, col tempo abbiamo provato a mettere in pratica anche quelli che erano i nostri discorsi all'interno di questi. Dopodiché, nel tempo, oltre a iniziare a suonare un po' in giro nelle serate di Bologna, abbiamo cercato di costruire un nostro format di party, dove devo dire che ha avuto una grande importanza non solo la musica, ma anche tutto l'aspetto di visual, di cui vi parleranno poi molto meglio sia Ugo che Alvise, che... Inizialmente avevamo in mente di lanciare un piccolo party che racchiudesse in sé tutte le tematiche, tutti i valori che secondo noi erano propri della scena house o comunque del nostro concetto di club. Da lì ci siamo accorti, e in realtà contemporaneamente cambiavano anche gli argomenti dei nostri workshop, perché avevamo iniziato a parlare di psicoacustica, quindi tutta una serie di input esterni, cioè input ulteriori al semplice udito, anche la vista. E quindi insieme al party avevamo iniziato a progettare anche una serie di installazioni che potessero stimolare e appunto richiamare tutti i concetti trattati da un punto di vista teorico. Creando il touch abbiamo voluto provare a fondere insieme le due cose, quindi era sia la serata sia l'installazione che era la serata stessa. Quindi a livello musicale ovviamente suonavamo noi i dischi che ci sembravano più propri a quel contesto, però abbiamo cercato di creare tutto un contorno. E abbiamo trovato per fortuna un locale abbastanza neutro come struttura, uno stanzone nero generale che abbiamo potuto addobbare a nostro piacimento per ricreare queste sensazioni, inizialmente con dei videomapping costruiti tutto intorno al locale. Il nostro obiettivo era sempre stato quello di immergere le persone a 360 gradi nella proiezione, proprio da creare una sorta di dimensione estranea a quella della realtà, della routine giornaliera in cui fuggire e fare un nuovo percorso. Sì, io penso che la parte più pesante sia stata quella di fare appunto tutto questo, però è stata anche la cosa più bella, nel senso che essendo appunto un gruppo, soprattutto con Ugo che è una persona appunto che ha avuto un sacco di idee, io sono stato tirato in mezzo all'inizio per una specifica installazione che dovevamo fare. Da preparare. Esatto. E poi più avanti appunto con il touch ci siamo detti ma insomma siamo in tanti, abbiamo tante capacità diverse, potremmo mettere tutte insieme e fare veramente noi qualcosa, una serata dove anche le luci, anche quelle cose che sono considerato un po' di contorno, che però in realtà sono fondamentali per la percezione della musica intorno, se vengono non affidate a magari qualcuno di esterno oppure a un software automatico, ma c'è qualcuno di noi che sta a gestirle e a prepararle, a pensare dove mettere cosa, questo è stato secondo me la cosa più bella, più interessante del touch. Sicuramente anche tutto quello che ci stava dietro, cioè il nostro lavoro che c'è stato per produrre tutto quello che non abbiamo comprato ma abbiamo dovuto produrre singolarmente noi, ma è stato quello soprattutto che secondo me ci ha spinto a sperimentare tante cose diverse.
aggiungerei anche una cosa molto importante, che quest'anno è stata fatta una scelta diversa, cioè nel senso che appunto in base a quello che stavano raccontando del touch ci eravamo resi conto verso la fine dell'anno che il touch era un format che era già passato, cioè nel senso quello che si proponeva era già passato, ma doveva trovare una sua propria evoluzione. Per questo nei mesi prima dell'estate abbiamo deciso di integrare un'altra figura, che è appunto Simone a pieno regime, che era già nel nostro, diciamo, gruppo attorno, che vorticava attorno alle nostre serate, e poi abbiamo cominciato a lavorare nella direzione di un nostro nuovo party, di un nostro nuovo format. Il problema è che girovagando avevamo visto che non trovavamo un posto che avesse le credenziali tali per, e secondo me questo è un grande valore aggiunto che do a appunto Bianco e Diaz, che invece che fare una cosa tanto per farla ha deciso di soffermarsi e cercare di lavorare più sulla comunità che gli stava attorno a Beyond Comedians. Per questo quest'anno, come si evince, come tanti si saranno chiesti il perché non c'è più il party bla bla bla, si è deciso di lavorare più sul girare in serate da altri, in realtà a nostre vicini affini, per cercare di agglomerare sempre più persone e magari portare anche nuove idee che ci possono ad aiutare ad alimentare sempre di più questo progetto. Ci rendiamo conto che c'è bisogno di portare nuova linfa, e Simone è stato uno di questi, però ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di trovare delle altre figure che abbiano la stessa intuitiva e la stessa forza nel dire ok, spingiamo cose interessanti, cose rilevanti che apportino qualcosa a livello sociale nella comunità del dance floor, comunque nella comunità club bolognese, non solo. Io avevo 22-23 anni e c'è stata appunto una sera dove mi si paventano, nello specifico, due ragazzetti di 14-15 anni. Ovviamente la maggior parte dei miei coetanei li avrebbe respinti dicendo ma cosa vogliono questi qua, cioè nel senso, io stavo uscendo da una cabina mettendo in un locale bolognese di cui parlavamo, il Kinky, dove era un po' il punto di riferimento dei miei coetanei in quel momento, avevo comunque una mia realtà che mi piaceva moltissimo, e nonostante tutto vengo avvicinato a questi ragazzetti e rimango fulminato, folgorato da questo tipo di attitudine. Cioè io stavo cominciando a uscire dal contesto dicendo questa roba che c'è, che sto tra virgolette, che mi vede coinvolto, non mi piace, ho bisogno di trovare qualcosa che possa portare qualcosa in più a livello sociale. Arrivano, mi cadono tra i piedi questi ragazzi, e da lì dico ok, perfetto, raccontatemi cosa avete da dire. Mi parlano di Bianco e Diaz e io, nonostante i 7 anni di differenza, decido di proprio mettermi in tutto per tutto. Venivo da un altro tipo di esperienza che è tuttora, diciamo, io vengo col cuore diviso in due, uno è Bianco e Diaz, l'altro è Collettiva HMCF, che è una realtà invece più dettata alla discografia, sempre nella zona bolognese, non con club, discografia pop, rock, anche qualche progetto elettronico, però tendenzialmente discografico. Web radio abbiamo fatto, comunque un altro tipo di prodotto. Dico ok, metto al mio servizio quello che ho imparato nella mia gioventù, diciamo, e per questi ragazzi. E da lì la cosa che mi è piaciuta è che loro mi hanno seguito nell'approccio, cioè tutto veniva preso e tuttora viene preso in decisioni comuni, però la cosa che mi ha colpito è che nonostante non ci conoscessimo, avevano, tra virgolette, seguivano le indicazioni che gli davo, quindi seguivano il fatto che secondo me bisognava partire non tanto dall'approccio facciamo delle feste come facevano tutti per farsi notare, ma bisognava fare un passo indietro, cioè parlare di cultura, cosa che in quel momento dei nostri, anche dei miei coetanei, quella fu la cosa che mi colpì. Cioè i ragazzi, soprattutto nella figura di Ugo e Francesco, quando gli dissi non ci omologhiamo a quello che succede, cioè facciamo una festa tanto per farla, partiamo dalla cultura, e da lì arriviamo appunto a quello che hanno detto prima del perché siamo partiti nei meeting. E questa è una cosa che secondo me deve essere sempre sottolineata, perché è stata quella che ci ha caratterizzate, tra virgolette, ci ha fatto conoscere, ci ha dato credibilità prima di tutto. Poi c'è il fatto che c'è della gente che sa spingere buona musica, ha un certo tipo di giro interessante e interessato a quello che si fa, ha
probabilmente il lavoro, l'unica crew che ha DJ e videomapping, quindi arti visive, nella nostra area geografica. Quindi insomma c'è tanto, però tutto è partito dal fatto che questi due ragazzi hanno creduto in quello che io gli stavo dicendo a quel momento. Facciamo e discutiamo prima di cultura, capiamo cos'è la cultura dell'underground e la cultura del club. Da lì poi è partito tutto il resto. E questo secondo me è il punto base su cui sorregge tuttora la credibilità e la forza di Bianco Medias. Il discorso è che a Bologna comunque c'è un contesto culturale e sociale che ti aiuta a mantenere questo tipo di cose. Ci sono state realtà che sono nate negli ultimi due anni, che stanno facendo delle belle cose, stanno facendo un certo tipo di percorso. Il rischio, questo è il mio punto di vista, il mio personalissimo punto di vista, il rischio che si non partano da quella preanalisi che abbiamo fatto noi, e mi piacerebbe stimolare la conversazione tra tutte le altre crew con la quale anche noi abbiamo conversazione, nel dire che bisognerebbe trovare un momento dove unirsi tutti e rifare questo tipo di analisi e discussione su quello che è appunto la cultura sociale, la cultura del club, perché sennò si rischia sempre un po' il gioco del non guardarsi mai in faccia e girare a testa bassa, un po' quello che adesso mi ha colpito molto l'ultimo album di Moby, per citare il fatto che ha fatto questo video che parla del fatto che noi giriamo per la strada guardando il telefono senza guardare avanti. È un po' la stessa cosa, cioè le crew si incrociano, magari si incontrano su un palco per passare buona musica, non si guardano mai in faccia e quindi non c'è quel processo di conversazione che potrebbe apportare, secondo me, una grande crescita per tutti, anche chi magari il club lo vede solo come consumo del sabato sera e buon elenco. Che un po' l'hai introdotto, un po' no, e a livello di crew, ma anche solo DJ piuttosto che artisti in senso più largo, che cosa consiglieresti? Cioè, premesso che noi ci poniamo anche questo obiettivo, cioè promuovere in generale in particolare la musica di qualità, ma che magari è ancora sconosciuta, ancora in fase di crescita, magari nella scena bolognese, ma non solo. Voi cosa vi sentite di, non so, DJ preferiti piuttosto che... Beh, a Bologna, cioè, ti direi, non penso che abbiano bisogno della nostra pubblicità, però mi fa piacere dire che ci troviamo molto bene e collaboriamo, e ci piace la musica che passa tutta la crew di Home Quest. Per citarne alcuni, DJ Roo, Dumbo Beat, DJ Cream, Yaki. Apprezziamo molto il progetto Nudge, che anche quello è un progetto che supportiamo, direi, che tutti, che non ci piace. Anche il progetto del WHP. WHP che penso di poter dire a nome di tutti qua, viene da noi considerata come probabilmente la festa più bella che c'è a Bologna. E anche la fortuna. Esatto, bravo. Siamo molto contenti di poterci lavorare dentro, nel senso che WHP da 4 anni, se non sbaglio, è nato 5 anni fa, noi siamo arrivati al loro secondo anno di attività, ci dà la possibilità di creare all'interno della loro festa un nostro spazio che viene chiamato Art Expo, in cui possiamo fare, oltre che installazioni audio-video, anche far esporre giovani fotografi, giovani artisti, fare live painting. Quindi devo dire che anche questa è una cosa che noi amiamo fare, portare avanti. Oltre ad avere le serate in cui suoniamo, questo spazio qua che abbiamo una volta al mese dentro a WHP ci dà parecchie soddisfazioni, perché ci permette di arricchire il contesto di una serata che già è ottima, dando però secondo me quel quid in più, per dare la dimostrazione che il club non è appunto soltanto un luogo di perdizione, piuttosto che, per quanto poi possa essere bello in realtà anche il fatto secondo me che sia un luogo di perdizione, comunque il fatto che possa essere un posto dove uno trova degli stimoli anche oltre alla musica, molto importanti. Quindi con loro, soprattutto
quest c'è una forte relazione. VHP sicuramente gli si deve dare adito del fatto che sono stati più bravi a creare il format più bello a livello di musica underground in, a Bologna. E da quel che so e da quel che sto vedendo si stanno cominciando a far strada anche come, come format. Poi non so, anche perché non ho mai avuto possibilità di discuterne, non so quanto hanno voglia di arrivare a livelli, diciamo, promozionali di un certo tipo, però potrebbe essere un primo approccio anche per un qualcosa di più, azzardando il concetto di festival, insomma, potrebbe, VHP potrebbe essere il primo punto di riferimento, visto che insomma il festival nella nostra città è una tematica un po' sentita. A livello di prossime date, sia lato diciamo serate, chiamiamolo così, feste, piuttosto che se ne avete in programma workshop, c'è qualcosa che insomma dobbiamo segnarci in agenda? Avete... Ma allora il 31 di ottobre suoniamo alla Link, al Metro Link per Halloween, e come Beyond Common Ideas, quindi come crew, e poi abbiamo il punto l'Art Expo VHP, il 19 di novembre ci sarà per la prima volta un nuovo format totalmente audiovisivo, questo. Esatto, cioè questo è un gruppo di artisti bolognesi chiamati Alien Project, in realtà bolognesi di adozione, e loro sono attivi esclusivamente nel settore delle arti visive, realizzano installazioni di videomapping interattive, non interattive, e spesso fanno alcune performance audiovisive, ovvero c'è qualcuno che suona e contemporaneamente genera immagini, e insieme a loro e ad altri gruppi bolognesi, a partire dal 19 ci sarà una specie di punto d'incontro dove ognuno di questi gruppi darà un contributo sia musicale, quindi o suonando live dal vivo e generando video, o facendo un DJ set e contemporaneamente realizzando alcune installazioni. Poi il 25 di novembre c'è la festa di cui, a cui accennava prima Lorenzo, con Home Quest, che sarà allo Studio 54 a Bologna, e adesso in questo momento è in fase di conferma, però diciamo al 99,9% con Enrico Mantini, e siamo molto, molto contenti infatti di essere, come dire, coinvolti nell'organizzazione a pieno regime di questo party. Questo è più o meno il calendario, diciamo, da qui alla fine di novembre. Poi, come appuntamenti fissi, abbiamo appunto VHP che ci accompagna per tutto l'anno una volta al mese, e altre varie cose che però ancora sono in stato embrionale, quindi non si può annunciare. Non citerei, esatto. Okay. Va bene, allora ringraziamo Beyond Common Ideas per essere, insomma, stati ospiti di Connecting Dots. E vi aspettiamo insomma dietro ai piatti per il vostro DJ set, tutto materiale che sarà chiaramente disponibile e scaricabile a breve nei nostri fantastici portali.